Non ci azzardiamo a spingerci troppo oltre, ma vorremmo comunque serenamente affermare che le giornate del cinema muto potrebbero essere insignite del prestigioso titolo UNESCO di Patrimonio dell'Umanità. E vien pur da pensare, malignamente ma non troppo, che se la manifestazione dedicata al recupero delle opere degli albori della settima arte si fosse svolta in una piazza più prestigiosa della dimenticata Pordenone, se ne parlerebbe probabilmente di più. Lo sfogo crediamo sia legittimo, anche perché è rafforzato dai fatti, ovvero dall'imbarbarimento cinematografico degli albori del terzo millennio, riscattati guarda caso proprio nella scorsa stagione da due opere che molto hanno a che fare con l'invenzione dei fratelli Lumière, ovvero quel The Artist, produzione franco-americana insignita anche degli Oscar, film muto in bianco e nero, e Hugo Cabret di Scorsese, che ha per protagonista quel Georges Méliès, papà degli effetti speciali e di tutto quanto il cinema ha significato nella rivoluzione di usi e costumi dell'umanità. Giunta alla 31esima edizione la rassegna friulana, a cura della Cineteca del Friuli, ma ormai allargata a molteplici realtà locali, nazionali ed internazionali, sa restituirci il piacere di guardare il cinema più che subirlo, facendo oltretutto rivivere l'emozione del commento sonoro realizzato spesso dal vivo a cura di grandi ensemble musicali. Dopo oltre tre decenni le giornate del cinema muto non finiscono di sorprenderci grazie ad un capillare lavoro rigorosamente filologico capace di recuperare opere dimenticate di grandi della Hollywood degli albori come King Vidor o Carl Theodor Dreyer, autore però al di qua dell'oceano, con la sua immortale Giovanna d'Arco o il citato Georges Méliès e l'anteprima mondiale del suo Robinson Crusoe, ma anche il paziente lavoro di ripristino della Cineteca di Parigi e degli archivi Gaumont-Poté, più un omaggio al muto della musicista René Georges, già nel cast di The Artist. Seminari di studio e corsi particolari, come le Pordenone Masterclasses, ovvero lezioni musicali per aspiranti accompagnatori di film muti, nonché l'assegnazione di alcuni prestigiosi riconoscimenti, hanno completato in maniera sublime, ancora una volta, il paziente lavoro di cinearcheologi della Cineteca del Friuli, regione in cui, con il Forest Film Festival di Udine, dedicato alla produzione dell'Estremo Oriente, viene garantito un quadro unico ed esaustivo di un cinema che è stato e che è, ma troppo lontano degli interessi attuali di marketing per considerare le vere prerogative del cinefilo, curiosità ed interesse culturale che il cinema degli anni 2000 ha trasformato per lo più in un enorme videogioco dove la spettacolarità equivale spesso alla banale noia di una scatola dagli splendidi ornamenti esterni ma priva di contenuto.